Istituto Neuromed Teatro della Notte Europea dei Ricercatori che si è tenuta venerdì scorso, un momento che ha visto scienziati di tutta l'Unione Europea incontrare i cittadini per spiegare la scienza, mostrare i propri strumenti, ascoltare e discutere, ma anche fare festa assieme, celebrare la curiosità, lo spirito di avventura, il desiderio di scoprire. È bello questo concetto della Notte dei Ricercatori, perché dà proprio l'idea che la ricerca è un percorso che comincia nel buio, nella non conoscenza e va verso l'alba, verso l'aurora. E i ricercatori sono come delle sentinelle che nella notte cercano e tutelano la salute di quelli e la sicurezza di quelli per i quali fanno la guardia. E la ricerca è la stessa cosa e per questo è opportuno aver localizzato questa festa e questa ricorrenza annuale chiamando la Notte dei Ricercatori. La Fondazione Neuromed e i suoi partner del progetto BeFuture ancora una volta sono stati protagonisti di un grande sforzo collettivo. Prima hanno incontrato migliaia di studenti delle regioni Molise e Campania, entrando nelle scuole, dialogando, spiegando a che punto siamo con ricerche fondamentali come quelle contro le malattie neurologiche. Poi hanno accolto i cittadini con un programma denso di curiosità e di momenti adatti a tutte le età. I nostri ricercatori sono stati in tutte le scuole del Molise e della Campania, coinvolgendo i giovani proprio per formarli, informarli e anche incuriosirli su quello che è il mondo, sullo straordinario mondo della ricerca. E come dice un noto, uno dei più grossi divulgatori scientifici italiani, Alberto Angela, per comunicare bisogna essere semplici, altrimenti si creano le distanze. Un ricercatore invece ha il compito di accorciarle, ecco, è quello che noi stiamo cercando di perseguire, perché è vero, è bello il mondo della ricerca, è importante, si fanno cose straordinarie, però se non si capisce il senso, se non si capisce come è vicino alla nostra realtà, poi tutto questo lavoro diventa un lavoro inutile. Tutti hanno dunque potuto visitare liberamente i numerosi laboratori che compongono il parco tecnologico, ad accoglierli ricercatori che hanno illustrato attività e progressi della scienza. Il bilancio è sicuramente straordinariamente positivo. Sono stati 2 anni di intenso lavoro e di condivisione delle attività di divulgazione con le istituzioni, con altri centri di ricerca, con le università, con la rete degli IRCS, con le strutture scolastiche, tantissimi studenti e soprattutto il grande pubblico che ha accolto con enorme favore un'iniziativa che gli ha consentito di accedere direttamente al nostro centro ricerche e anche la possibilità di capire che cos'è effettivamente la ricerca in termini di impulso al progresso. Ma la Notte Europea dei Ricercatori Neuromed è stata anche un momento di cultura e sviluppo sociale, come per esempio lo sguardo verso il passato della mostra Be Past Be Future, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise e l'Associazione Gensiulla di Venafro, o come la presentazione del video musicale Neanche Una in Più, realizzato dalla band Molotov Cocktail e dedicato alla violenza sulle donne.